E a proposito di nuove e future tecnologie, fino a domani il Lingotto di Torino è capitale del pianeta Android, il sistema operativo di Google che fa girare 340 milioni di PC, tablet e cellulari. E proprio Torino è stata scelta dal colosso americano Intel per annunciare il suo progetto di sostegno alle donne che vogliono diventare sviluppatrici di software. C'era Maura Fassio. Si chiama DroidCon, la grande convention che mette insieme multinazionali, studenti, liberi professionisti e start-upper. 700 iscritti da tutta Italia e dall'estero che si confrontano su applicazioni e progetti. C'è il tablet più sottile del mondo con 3 fotocamere, utilissimo in architettura. E mi fa anche volendo le aree, quindi posso dirgli che voglio l'area di questa parte qua e mi dice qual è l'area della zona. Quante cose si possono fare con Udoo, che amplifica e potenzia il concetto della scheda Arduino. Lui è Mario ed è la nostra mascotte. Quello che fa può capire cosa gli dico e reagire di conseguenza. Hello! Hello next. Poi c'è la community degli sviluppatori Google, che con la Cardboard, 2 lenti, un cellulare e un magnete, dimostrano che a poco prezzo un videogioco per smartphone si trasforma in 3D. Idee, presenza e entusiasmo che per Sinestesia, la società informatica che ha portato DroidCon in Italia, dimostrano quanto sia ancora viva la cultura informatica del territorio. Io credo che il mondo delle start-up sia un esempio di questo. Basti pensare all'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, che è considerato uno dei più importanti a livello mondiale. Ma l'informatica vuole più donne sviluppatrici di software e per questo da Torino Intel si rivolge alle ragazze di tutto il mondo. Daremo fino a $350 a tutte le ragazze che vogliono venire a questi eventi per avvicinarle al mondo della tecnologia e permetterle di toccare con mano i nuovi prodotti, i nuovi software e avvicinarsi anche al mondo di Intel.